Münster ad Osnabrück, in Germania, dove si è svolto il 31esimo incontro interreligioso dal titolo Strade di Pace, promosso dalla comunità di Sant'Egidio, si leva forte l'appello a realizzare in questo mondo fatto a pezzi dal potere economico e dalla guerra una globalizzazione dei cuori. Nello spirito di Assisi e sulle orme di San Giovanni Paolo II, i leader religiosi, per primo Papa Francesco, con il suo messaggio per l'occasione, ribadiscono l'impegno dei credenti per una unificazione spirituale e l'urgenza di far crescere reti di amicizia adatte a contrastare le reti del male, ma anche l'indifferenza dilagante di fronte al dolore dell'altro. Monsignor Marco Gnavi, membro di Sant'Egidio, responsabile dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo del Vicariato di Roma. Occorre aprire strade di pace al plurale, perché nella complessità di questo nostro tempo, minacciato da tanta cultura di morte, a livello dei rapporti fra le religioni, della profezia, della pace, dei sogni da consegnare ai giovani, occorre creare sinergie a partire dalla preghiera, dall'incontro senza pregiudizi. Cristiani, ebrei, musulmani, buddisti pregano, marciano insieme per sconfiggere anche la paralisi della rassegnazione e promuovere la forza debole del dialogo, capace, lo ripete Francesco nel suo messaggio, di illuminare la notte della violenza in cui interi popoli oggi sono immersi. Più che ai responsabili politici e civili presenti numerosi all'incontro in Germania, il Papa si rivolge alle religioni, sollecitandole ad aprire varchi di pace tra conflitti, minacce nucleari e la follia del terrorismo. Accanto alla preghiera, radice di pace, Bergoglio chiede un impegno concreto, mai stanco, umile e costruttivo, chiede tenacia e perseveranza, ma rimarca anche l'importanza della testimonianza, essere e vivere come gente di pace, che ricorda che Dio detesta la guerra, che la guerra non è mai santa, che mai la violenza può essere giustificata in nome suo. Ancora Monsignor Gnavi. Di questa denuncia abbiamo sentito eco nelle parole, ad esempio, di Tayeb, da Al-Azhar. Abbiamo sentito l'eco nelle parole dei cristiani autorevoli, Giovanni X, il patriarca di Antiochia, che ha lanciato un grido di dolore dalla Siria, da Damasco, da Aleppo. Poi la Merkel, un grande intervento coraggioso sulla visione dell'Europa e del mondo, che non può rinunciare a costruire appunto un mondo riconciliato e di pace. Al termine di questa 3 giorni internazionale, svoltasi nel cuore dell'Europa, tra la Vestfalia e la Bassa Sassonia, dopo la processione dei bambini arriva l'accensione delle fiaccole e la firma del documento finale da parte di tutti i leader religiosi presenti, che chiedono agli Stati di rifiutare l'inimicizia in favore della solidarietà. Ai singoli e ai governi il richiamo alla responsabilità, che passa anche attraverso gesti quotidiani, come quello di tendere la mano ad un migrante, attraverso l'impegno per vincere i drammi nazionali che indeboliscono la volontà di cooperare alla causa comune della pace. In questa chiamata alle armi pacifiche le religioni possono avere un ruolo importante. Non abbiamo visto mondi separati e paralleli a Münster e Osnabrück, ma abbiamo ascoltato insieme religiosi, politici, giovani, società civile, il grido di dolore che saliva da tante parti del mondo. Testimoni anche di non violenti, di resistenza al male, penso a un prete messicano che lavorava e lavora a rischio della vita contro i narcotrafficanti per la protezione dei rifugiati, rappresentanti del mondo civile che soccorrono il Mediterraneo. Siamo convenuti in tanti sulle sponde di questo giorno nuovo che speriamo di pace per tutti, ma che bisogna intravedere anche nelle pieghe della vita quotidiana dei nostri paesi.